una da parte dell'ambasciatore di Israele in Italia, che ringrazio veramente di cuore a nome di tutta la comunità, alle autorità presenti, a tutti gli intervenuti, al professor Mario Rende. Non potendo essere con voi oggi, affido a questo messaggio la mia sincera partecipazione alle celebrazioni per il 25 aprile, giornata simbolo in cui l'Italia e il suo popolo, dopo 5 anni di guerra, ritrovarono infine la libertà. Per una pura coincidenza, quest'anno la festa della liberazione cade in mezzo alla settimana di Pesach, la Pasqua ebraica, con la quale ricordiamo l'esodo e la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù d'Egitto. Lo cito perché le nostre memorie si forgiano passando attraverso eventi, date e luoghi che, per la forza con cui hanno inciso sulle nostre storie individuali e collettive, assumono un forte valore simbolico. Il campo di internamento di Ferramonti di Tarsia è uno di questi luoghi simbolo. Negli anni del secondo conflitto mondiale, che nella memoria del popolo ebraico sono anzitutto gli anni della persecuzione della Shoah, il campo di Ferramonti è stato, per i tanti che vi furono internati, il luogo della vita possibile, il luogo della salvezza. Qui si studiava, ci si sposava, si facevano figli, e alcuni degli ebrei che vi hanno vissuto, addirittura che sono nati, sono poi diventati cittadini dello Stato di Israele. Dalle loro testimonianze emerge una profonda gratitudine per la solidarietà di cui diedero prova la comunità locale e molte delle guardie preposte alla gestione del campo. Tra le pagine oscure degli anni della guerra, quella di Ferramonti ci parla di uomini e donne che misero il riconoscimento della dignità umana davanti alla burocrazia della legge, che contrapposero al pregiudizio razziale e religioso la libertà di coscienza e d'azione. Una storia esemplare che, ricordata oggi, suona come un monito a difendere e valorizzare quella libertà che costituisce la più preziosa eredità di quei tragici anni. Buona festa della liberazione a tutti. Naor Gilon. Grazie, grazie veramente. Nella giornata in cui celebriamo la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista, grazie al contributo fondamentale delle forze partigiane, abbiamo il dovere di ricordare quanti sacrificarono la loro vita per consegnare alle future generazioni un paese democratico, aperto e tollerante, un paese migliore di quello che per 20 anni aveva imboccato la strada più oscura e sbagliata della propria giovane storia in Italia. Oggi onorare la memoria dei partigiani e celebrare la liberazione significa avere piena consapevolezza del valore dei diritti democratici che nel dopoguerra vennero riconosciuti a tutti i cittadini italiani grazie alla nostra Costituzione. Molti di noi hanno avuto la fortuna di nascere in un'Italia in cui questi diritti, questi principi e questi valori erano già sedimentati a fondo nella coscienza della società. Ma guai a darli per scontati. La consapevolezza di ciò che essi rappresentano va rinnovata ogni giorno, traendone l'ispirazione e la forza per proiettarli nel futuro di un paese che vogliamo libero e moderno. La liberazione assume un particolare valore a Ferramonti di Tarsia, dove all'interno del locale campo di internamento non venne mai meno, pur in un contesto atroce come quello della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto, quella condizione di umanità che contraddistingue il popolo calabrese, un popolo tollerante e capace di grandi gesti di solidarietà. Nel rivolgere il saluto dell'intero Consiglio regionale della Calabria, riformulo di cuore il più sincero augurio per la giornata di oggi. Grazie. Anche perché è proprio grazie alla celebrazione del 25 aprile che negli anni si è contribuito a giungere a una conoscenza sempre più chiara ed evidente dei fenomeni storici, politici, sociali connessi a quel periodo e a quegli eventi. Il 25 aprile del 1945 segnò la fine del regime dittatoriale fascista e la fine dell'occupazione nazista. Si giunse all'epilogo dopo un periodo di guerra civile che lacerò profondamente il tessuto sociale del nostro paese. Da quell'esito però scaturì una nuova linfa, nacque un nuovo paese, le cui parole unificanti divennero l'uguaglianza delle persone, la libertà in ogni sua forma, la solidarietà, l'equilibrio dei poteri e la loro autonomia.
La democrazia divenne un valore assoluto, un patrimonio collettivo che salvaguarda e valorizza la vita di ciascun cittadino. Per arrivare a ciò si sommò il contributo di vite umane, dei partigiani, della brigata ebraica, di quelle donne e uomini che di differenti orientamenti politici, cattolici, liberali, socialisti, comunisti, azionisti, monarchici. Qual è il messaggio, l'eredità che ancora oggi possiamo prelevare a piene mani da quell'epoca e riproporre a noi, ai nostri giovani, agli immigrati che raggiungono sempre più numerose le nostre terre e che diventano nuovi cittadini? La risposta è libertà e solidarietà. In questo luogo, costruito per attuare la bieca e aberrante politica fascista di deportazione e di internamento, seguita all'emanazione delle odiose leggi razziali, venivano rinchiuse migliaia di persone, la cui unica colpa era quella di essere nate o di essere oppositori del regime fascista, private dei beni, private della libertà, sradicate dalla loro città e internate qui, in un luogo paludoso e malarico, ai tempi in cui di malaria si moriva. Eppure qui il coraggio di persone come il maresciallo Marrale, il direttore Paolo Salvatore, la solidarietà dei cittadini di Tarsi ha contribuito a salvare migliaia di vite umane. Qui si è scritta una pagina importante della storia italiana, ancora poco conosciuta. Il 5 settembre 1943, quindi prima della firma dell'armistizio, il comando del campo faceva uscire gli internati dalla parte opposta a quella delle SS-19, percorsa dalle truppe tedesche e ritirata, e veniva issata una bandiera gialla a simboleggiare la presenza di un'epidemia nel campo. La maggior parte degli internati trovò rifugio nelle case sparse nei dintorni del campo di concentramento. I nostri concittadini hanno aperto le loro porte e dato accoglienza agli internati. Il campo rimase aperto per altri 2 anni fino al dicembre del 1945 e si stabilì un rapporto di piena e autentica integrazione tra gli abitanti del campo, finalmente liberi, e la popolazione locale. Questi fatti sono testimoniati da numerosi ex internati, grati agli abitanti di Tarsia, alla Calabria e ai calabresi. In questo luogo, nato come negazione della democrazia, della solidarietà, dell'uguale dignità della persona umana, invece questi valori sono stati affermati con forza, in modo spontaneo ed autentico. Questi valori sono i valori fondanti del nostro Paese, solennemente affermati dai nostri padri costituenti nella nostra legge fondamentale, la nostra Costituzione. E queste sono le motivazioni che hanno fatto chiedere il riconoscimento della medaglia d'oro al valore civile al Presidente della Repubblica e che ci hanno indotto ad avviare un progetto per la candidatura di Ferramonti quale patrimonio dell'umanità, e sono quelle che hanno portato a elaborare un disegno di legge regionale che tuteli e salvaguardi l'immenso patrimonio di memoria che questo luogo rappresenta. Ma sono questi valori che impongono di mettere da parte controproducenti personalismi e di unire le istituzioni che hanno quale scopo la tutela e la salvaguardia dei valori della memoria, dell'antifascismo, della libertà e della democrazia. Per ripartire come Italia, come Mezzogiorno, culla della civiltà, della cultura, della solidarietà, della pace, bisogna avere il coraggio di riaffermare questi valori, a dispetto di quel clima di indifferenza o peggio di insofferenza che alimenta i venti di un nuovo razzismo. Riaffermiamoli con coraggio, con lo stesso coraggio dei partigiani, dei nostri padri, nonni, che accoglievano nelle loro case gli internati di Ferramonti, sfidando i divieti e i pericoli di rappresaglie, o delle autorità che aprivano le porte del campo contravvenendo ai loro doveri d'ufficio ed obbedendo solo alla coscienza di uomini, già di veri uomini. Riaffermiamo con coraggio i valori della solidarietà, della libertà, della pace, dell'integrazione, della giustizia sociale, senza retorica, senza se e senza ma, senza scorciatoie opportunistiche, senza ipocrisie di sorte, senza alcuna retorica. Buon 25 aprile a tutti. Un buon Pesach, un buon 25 aprile significa guardare al futuro verso l'alba che sta arrivando. L'ebreo nelle notti della cena pasquale spiega il verso dell'Esodo che impone di ricordare il giorno della tua uscita dall'Egitto tutti i giorni della tua vita. I maestri commentano: ma che serve tutti i giorni? Non basta un giorno l'anno? Certamente no, ma ancora di più
se fosse scritto tutti i giorni avremmo potuto pensare solamente di giorno, ma questa aggiunta vuole aiutarci a capire che è assolutamente importante ricordare le tenebre quando è notte, e tante sono state le tenebre dell'umanità, le tenebre della barbarie, le tenebre che hanno voluto oscurare la civiltà e l'umanità tutta. Per questo la festa di Pesach, che viene tradotta in italiano Pasqua, ma che in ebraico ha l'origine di salto. Perché salto? Non solo il legame con la terra, la festa della primavera, la festa delle azime e del rinnovamento del gregge, che certamente quando si riproduce saltella, ma appunto la trasformazione da un evento naturale ad un evento sovrannaturale. Il Signore che decide di oltrepassare le case del popolo ebraico per farli uscire verso la libertà. Il salto necessario nella decisione di abbandonare la quotidianità, di saper contrastare le autorità, un sistema dittatoriale come quello del faraone d'Egitto e di tanti altri faraoni dei nostri tempi. Per far che cosa? Trasformare questo salto in una narrazione. Infatti i maestri scompongono la parola Pesach in due lettere, in due parole: la bocca che narra, l'obbligo di narrare ai nostri figli quello che è successo in prima persona. Questo mi ha fatto il Signore quando io sono uscito dall'Egitto. Sono passati 3340 anni da quel giorno, così come sono passati ormai 71 anni dal 25 aprile 1945. Ebbene, quel giorno non è lontano. Quell'alba è l'alba della storia e della civiltà che ci deve far sperare, ci deve aiutare a parlare innanzitutto ai nostri figli, i nostri figli che sono diversi, che parlano un linguaggio che a volte diventa incomprensibile per i padri e per i nonni. Non si parla più di numeri collegati alla decina, alla centinaia, di kbytes, di numeri che sembrano in qualche modo collegati in una memoria solo digitale. Ebbene, dobbiamo aiutarci anche nella memoria digitale, ma ricordare significa agire con il cuore, e per parlare al cuore dei nostri figli dobbiamo identificarci con loro. E non a caso i maestri ci propongono quattro prototipi di figli. Tutti i nostri figli sono diversi, ma nessuno si incanala in uno di questi quattro. C'è quello più saggio, che domanda la natura delle leggi. Quali sono le leggi scaturite da questo evento? Il sindaco ha ricordato la nostra Costituzione, il sistema della giustizia, che è stata la base o la giustificazione della liberazione, perché non c'è libertà senza la legge. C'è un figlio più superficiale che domanda: ma che cosa sta avvenendo?
a cui appunto gli si fa vedere l'effetto del benessere, della libertà, gli si fanno vedere appunto, come ora spiegherà il dottor Pugliese, le azime e le erbe amare. C'è un figlio che non parla, che è quello più vicino alla nostra civiltà, purtroppo, della mancata comunicazione, a cui i maestri chiedono di mettersi in forma materna insieme a quella paterna e aprire con lui il discorso, fare in modo che partecipi alla storia, partecipi allo sviluppo della, non solo del suo popolo, ma della società intera. Ma c'è anche un figlio che viene chiamato malvagio. Perché malvagio? Non perché compie reati, ma forse compie un reato più grave degli altri, di estraniarsi dalla società, di dire: perché continuate a fare celebrazioni per voi? Questo per voi significa estraniarsi dalla società, significa non riconoscere i valori fondanti, significa volersi porre al di fuori del sistema della legge. Ed allora i maestri, diciamolo pure, non sono teneri verso questo figlio che si pone al di fuori della nostra società. Bisogna mostrargli i denti, cioè fargli vedere che se lui fosse stato in quel momento in Egitto o in quel momento nelle tenebre della barbarie nazista, se non avesse lottato per la libertà, non l'avrebbe meritata, perché solo chi lotta per la libertà la merita e ha la possibilità di capirla ed anche di gustarla. I nostri maestri ci chiedono di bere 4 bicchieri di redenzione in attesa di un quinto della redenzione finale, a simboleggiare che ci sono delle fasi della libertà. C'è una libertà fisica, non andare a lavorare come schiavi il giorno dopo. C'è una libertà psicologica, il non sentirsi condizionati da altri uomini che vogliono annullare la nostra volontà, e sappiamo quanto questo pericolo sia subdolo nella società dei media, nella società della cosiddetta comunicazione. C'è un terzo tipo di libertà, che è la libertà, diremmo, di poter non solo contrarre matrimoni, far figli, mettere su delle famiglie, libertà che non è solo dal bisogno, ma libertà dall'egoismo di se stessi, per poter arrivare alla libertà collettiva, dove sentirsi parte di un popolo e di un'umanità tutta. Ebbene, per guadagnare questa libertà, abbiamo detto, occorre saltare. Dove occorre saltare? Dopo 7 giorni dall'uscita dall'Egitto, dove il popolo ebraico ancora si lascia Ramses, Goshen, non va la mattina dopo a lavorare e si avvia verso il Mar Rosso. Ma di fronte al Mar Rosso, con l'esercito egizio alle spalle ed il mare di fronte, avviene una domanda, uno sgomento, la paura di affrontare il futuro e di affrontare la libertà, finché un personaggio non comincia a tuffarsi nel mare e solo dopo avviene il miracolo. Ci vuole insegnare che la libertà non solo va conquistata, ma va difesa. Bisogna
mettere tutti noi stessi, giocare addirittura la nostra vita per difenderla. E solo in questo modo riusciamo a capirla, a descriverla negli anni successivi. Una delle narrazioni più belle della cena pasquale è quella dei maestri di varie generazioni che si ritrovano a Bene Berak. Molto probabilmente dietro questo racconto c'è un racconto di resistenza, una resistenza contro l'oppressore, quella volta era l'impero romano, Adriano, che voleva distruggere il popolo ebraico fisicamente ma anche culturalmente, distruggendo i suoi maestri e le sue scuole. Ebbene, tutta la notte parlano dell'uscita dall'Egitto. Arriva il mattino e vengono interrotti dai loro alunni, di che appunto gli dicono: maestri, è arrivata l'ora della lettura dell'Ascolta Israele del mattino, cioè l'alba della redenzione, la capacità di vedere nella notte gli spiragli, la speranza, la luce del futuro e della redenzione è quella che ha ispirato le popolazioni della Calabria, così come di tante altre regioni, ad affrontare e a rischiare la propria vita per salvare altre vite, per capire che sarebbe arrivato un 25 aprile di redenzione per l'Italia, per l'Europa e per il mondo intero. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne dello canto dei partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Sono le parole del giurista Piero Calamandrei davanti alla stella che ricordava Rito Rossani. Rito Rossani, la storia che vi racconterò, è una partigiana decorata al valor, come lei d'oro, al valor militare. È di Messina, ed ecco perché noi abbiamo avuto l'onore di avere il patrocinio morale della comunità ebraica di Trieste, perché lei apparteneva alla comunità ebraica di Trieste. Perché Ferramonti? Perché il suo fidanzato, Giacomo Manre, era rinchiuso nel campo di concentramento di Ferramonti. E quindi Rita Rossani e Giacomo Manre cominciarono a scriversi. E queste lettere furono trovate a testimonianza che l'oppressione del regime nazifascista non conobbe confini. Eravamo tutti soggetti alla stessa oppressione. Perché le azime? In una foto che poi vi mostrerò, in cui Rita Rossani era con tutte le altre compagne di scuola, Rita era una maestrina, tutte avevano la cravatta con la testa di Mussolini, meno lei. E scrive una compagna di Rita Rossani: Rita a Pasqua distribuiva le azime, il pane non lievitato, e le dava tutta la classe. Questo lo scriveva nel 36. Nel 37 la stessa compagna scrive: adesso non è più il caso che distribuisca le azime, perché cominciava l'oppressione. Ecco il motivo per cui abbiamo portato le azime, per ricordare la nostra Pasqua,
e ricordare anche che Rita, e che è l'unica partigiana combattente morta all'attacco, con grande coraggio, per ricordare che lei distribuiva le azioni a Pasqua. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto, ci insegnano i testi della tradizione e i nostri maestri. Parole che accompagnano da sempre la plurimillenaria storia ebraica, che hanno un valore non esclusivo ma universale, soprattutto in un periodo in cui il tema della libertà negata, anelata o conquistata si sollecita così intensamente come individui e come collettività. Celebrare Pesach, la Pasqua, significa quindi guardare le sofferenze degli altri, a chi vive in quest'epoca il proprio Egitto, a chi cerca nella nostra Europa libera, pacificata e democratica una nuova speranza. Significa dare opportunità e diritti e al tempo stesso pretendere il rispetto di tali conquiste. Celebrare Pesach, la Pasqua, è anche fare una difesa dei valori e memoria storica delle circostanze che hanno permesso la realizzazione di questa nuova era di opportunità. Valori irrinunciabili del 25 aprile, che riaffermeremo con orgoglio, sfilando dove è possibile, accanto alle nostre insegne e anche a quelle delle brigate ebraiche e delle partigiane. La suggestiva concomitanza di questi due eventi, Pesach e la festa della liberazione, è un'opportunità da non mancare, perché la libertà è un impegno costante, un ponte tra popoli, e perché la libertà la si difende tutti insieme, facendo fronte comune, nel segno dei valori che ci uniscono. Quindi la mia relazione non sarà proiettata soltanto al ricordo dei partigiani e dei migliaia di soldati ebrei morti nei vari fronti, ma anche a tutti quelli, agli italiani e ai cittadini europei che si sentirono coraggiosi ad affrontare il nemico. E per far questo, come ex ufficiale, volevo ricordare, con permesso dell'autorità, salvo d'acquisto, un carabiniere che immolò la propria giovane vita a difesa della popolazione, sentì il suo coraggio e diede la sua giovane vita. Quante giovani vite per questa libertà, per questa giornata, e a volte noi dimentichiamo il vero valore. Un valore del 25 aprile che si è contestualizzato e privo di realtà storica ci può far confondere e possiamo non dare il giusto messaggio alle nuove generazioni. Velocemente descrivo quella che è stata la resistenza ebraica. Molto spesso si dice: ma perché gli ebrei non si difesero? Perché andavano a morire nell'olocausto? Bene. Dalle statistiche si stimano che circa 1,5 milioni di combattenti ebrei nella seconda guerra mondiale erano schierati nelle unità alleate. Nelle forze armate degli Stati Uniti si erano arruolati volontariamente 550.000 su una popolazione totale di 5.500.000. Quindi il 10% della popolazione di fede israelitica combatté. E era una percentuale altissima, il 10%, se consideriamo che il 3% della popolazione ebraica viveva negli Stati Uniti. A questo si aggiunge anche tutti i soldati che affluirono nell'esercito dell'Inghilterra, dell'inglese, tra cui i 5.000 della brigata ebraica sbarcati in Italia, diede un contributo notevolissimo allo sfondamento della linea gotica e affrontarono, morendo, le giovani vite spezzate per la libertà, affrontando l'esercito tedesco. Loro erano
erano dei volontari, erano dei giovani, erano dei idealisti, capivano che l'Europa, in Europa stava accadendo qualcosa di orribile. La libertà era negata e vi era un vero e proprio sterminio di persone che non erano di razza ariana, concetto di razza. Se non avessimo avuto questo giorno, oggi avremmo parlato di razze, qual era la razza migliore. Pensare a questo, a quello che poteva accadere, è terribile. E il significato del 25 aprile diventa ancora più pesante, anche per me, che non ho vissuto la guerra, ragazzi, più, ma che con l'impegno civile dobbiamo cercare di ricordare. In Europa gli ebrei cercarono di combattere in tutti i modi. Ci fu una resistenza anche spirituale e culturale. Quei veri ghetti crearono dei centri culturali clandestini dove si faceva propaganda, dove si pregava, dove si faceva Pesach, dove si impastavano le asine. E si cercava di ricordare chi si era, perché i tedeschi, il nazifascismo, cercava di annientare il ricordo della dignità della persona. E molte furono le rivolte nei ghetti, quelle di Varsavia, sicuramente la più famosa e la più reclamizzata, ma ce ne furono centinaia, morirono tantissimi nei ghetti e anche nei campi di sterminio. Ad Auschwitz voglio ricordare il sacrificio fatto da 5 donne, perché oggi il tema è le donne combattenti. 4 ebree e una non ebrea rubarono del materiale esplosivo ai tedeschi e li diedero all'unità speciale di Auschwitz, il suo comando, e fecero esplodere un forno crematorio. Ci fu una lotta furibonda, ne morirono 250 e altri 200 furono fucilati. Voglio ricordare i nomi, perché il ricordo è l'unica cosa che ci può fare avere una purezza nel messaggio del 5 aprile. Quindi i nomi delle persone vanno ricordate di queste donne: Ella Gartner, Regina Sattler, Esther Wagner, Rosa Robotta e Peña Segal. Queste donne hanno offerto il loro contributo alla libertà e alla dignità dell'uomo. Ma ci furono anche tantissime altre donne in Francia, come Cécile School, che faceva parte dell'organizzazione ebraico-francese della Resistenza, e ci furono anche tantissime altre donne che dal mandato britannico della Palestina si fecero paracutare in Europa, come Anna Stelz, per cercare di formare dei gruppi di resistenza. Vediamo cosa accade in Italia. In Italia circa 2000 ebrei combatterono le file partigiane. Quindi era una cifra che, se consideriamo il 4% della popolazione ebraica, è molto alta. E ci furono molti comandanti dei gruppi partigiani, ricordiamo Isaac Noum, del Torino, Isaac Levi, Eugenio Calò. Molti partigiani ebrei furono insigniti alla medaglia d'oro: Eugenio Calò, Eugenio Curia, Eugenio Calò, Mario Gracchia, Rita Rossani. Molti partigiani di levatura morale e elevata culturale, come Elio Toaf, Vittorio Foà, Emilio Salelli, Primo Levi, Umberto Terracini. Volevo anche ricordare il più piccolo partigiano d'Italia, il bolognese Franco Cesana, morto a 13 anni per la libertà, medaglia d'oro, medaglia di bronzo. Lui cercò di difendere il suo comandante dai colpi del nemico. Si oppose a 13 anni a difendere il proprio comandante partigiano
perché sapeva che da lui riprenderò qualcosa di molto più grande. Ancora, la Vera Sem, che è un'organizzazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane che lavorò in tutta in trasparenza durante per un buon periodo, poi durante la destinità. Adesso passiamo a Rita Rossani. Rita Rossani era una ragazza che faceva la maestria a Trieste e cominciò ad avere i suoi problemi con le leggi razziali. Fu mandata via dai circoli, dai vari circoli culturali inizialmente e successivamente anche dalla scuola. Il suo fidanzato, Giacomo Nadler, detto Cubi, era polacco e venne in Italia come straniero. Cosa accade? Che la Polonia cercava di eliminare gli ebrei con un sistema innanzitutto amministrativo. Ritiravano i passaporti polacchi e davano un certificato di apolide. Queste persone non avevano più una nazione e quindi erano facilmente aggredibili dagli altri stati. E per Giacomo fu così. Inizialmente fu ritirato il passaporto, dato un certificato di apolide, di persona senza stato, e successivamente catturato e mandato a Ferramonte. Comincia il rapporto epistolare, se andiamo avanti, ecco, questa è una delle lettere che Rita Rossani scriveva a Giacomo, qui. I due fidanzatini non sapevano se ricevevano la lettera. Vedete che sono tagliate? Quello era l'effetto della censura. E in questa lettera qui non c'è nulla da censurare. Però era il modo di dire agli altri la censura c'è, vi stiamo controllando. E è stato tagliato con la forbicina delle unghie. Se, nell'altra, no, quella prima dovrebbe esserci la busta, ecco, a Giacomo Nadler, Ferramonte di Tarsa in Calabria. In questa lettera che io ho cercato di leggere c'è scritto: come va il morale? Senti molto la nostra mancanza, la mia. Ti manco, dice Rita Giacomo. O ti sei assuefatto completamente di stare senza la tua poltrona, Rita? Parole semplici, persone semplici. Rita era una persona un po' viziata, una bambina, una ragazzina, 20 anni, 23 anni. Scrive in un'altra lettera, osserva un po' come mi slancia, perché gli avevo mandato un cartamodello, come mi slancia questo cappotto, ricevono anche un collo di volpe per il mio cappotto d'inverno, è un manicotto dello stesso, è ancora un vestito, non so se rosso o verde, quindi una ragazza che amava la vita, voleva vivere. In un'altra lettera scrive Giacomo, ieri con Maria al bar Rex di Trieste, siamo andati a bere il vino, come le persone nobili, e a mangiare le paste. E ti prego di non inorridire, ho fumato una sigaretta. Questa era la verità. Ma perché raccontavo nel bar Rex? Perché nel bar Rex erano comparsi, se andiamo avanti con le foto, le farò vedere, erano comparsi i manifesti in cui si diceva che gli ebrei non avevano accesso al bar. Quindi lei aveva fatto qualcosa di incredibile. Queste persone qua, quella prima, ecco, questi erano gli amici di Rita, prima delle leggi razziali. Dopo le leggi razziali diventarono così. E queste persone la epurarono tutta la sua famiglia, sono stati loro stessi che l'hanno cacciata dal circolo alpinistico italiano.
e andiamo avanti. Queste sono le leggi fasciste, quello che si dice di quanto gli ebrei erano importanti essere combattuti, perché era il male assoluto. E ancora, questa è un'altra propaganda in cui in Abruzzo si vedevano i prigionieri che andavano, i prigionieri ebrei che andavano verso il campo di sterminio. Allora cosa accade? Accade che dopo questa corrispondenza, Cubi, il fidanzato, che era qui internato, viene trasferito in Abruzzo a Casoli ed è lì nel campo di sterminio di Auschwitz. E muore tutta la famiglia. Allora, da quel momento, Rita cambia. Rita cambia e prende coscienza di quello che è accaduto. Si arruola in un gruppo di partigiani, e c'è il... questa è una foto di Negre, della sorella di Negre e del padre. Questi sono altri documenti del padre. Giacomo, quando era piccolo, il fidanzato di Rita, questa è sempre la famiglia del fidanzato di Rita, il padre ancora, come vedete è tutta gente semplice. Queste erano delle ricette scritte dalla madre di Cubi, dalla suocera, per la per la probabilità, perché se lo avevano sposato. Comunque Rita cambia aspetto, si arruola e comincia a combattere e fonda una sua unità partigiana detta Aquila. Ora, questa è la storia, cerchiamo di immaginare i ragazzi di 23 anni e di 18 anni capaci di fare questo, di tornare indietro e salvare la propria amica, la propria sorella. E questi soldati furono catturati e il battaglione fascista Benito Mussolini diede la colpa a un ufficiale di aver giustiziato, di aver ucciso Rita. E quando il giudice gli chiede: ma perché hai ucciso questa donna? Lui semplicemente risponde: non era una donna, era un bandito. E questo ha dato ispirazione a Ivo Sirovic di scrivere un libro su Rita Rosani, su Giacomo e su questa storia. Vi leggo quello che i partigiani scrissero ai genitori di Rita per annunciare la morta. Signor Lodovico, il padre di Rita, non so se ancora vi è stato comunicato, sappiate che in seguito a un incidente la vostra figlia Rita sta male, è molto male. Nella vita, specialmente per alcuni, quasi le pene non finiscono mai e sono poche le ore liete. Non siamo fatti per questa terra. Questo è il messaggio che gli ero per la morte di Rita. 23 anni. E a Rita venne data la medaglia d'oro al valore militare. Al valore militare. E questa furono le motivazioni. Perseguitata politica, entrava a far parte di una banda armata partigiana, vivendo la dura vita di combattente. Fu compagna, sorella, animatrice di indomito valore e ardente fede. Mai arrestò innanzi al sicuro pericolo e alle sofferenze della ruda resistenza, pur di portare a compimento le delicate e rischiosissime missioni da affidare. Circondata la sua banda da preponderanti forze nazifasciste, impugnava le armi
e ultimo a ritirarsi combatteva estremamente finché cadeva da valoroso sul campo, immolando alla patria la sua giovane ed eroica assistenza. Quindi i partigiani il 25 aprile non hanno colori, non hanno politica, popolazione che voleva essere libera da un'ideologia orribile. Noi abbiamo contestato una fase di questa motivazione, perseguitata politica. Rita non fu una perseguitata politica. Rita fu perseguitata soltanto perché faceva pesa, perché era ebrea. Non era una perseguitata politica. Quindi, come vedete, il 25 aprile è una festa di tutti, che dobbiamo difendere, perché la libertà, come giustamente diceva il nostro Rabbino, va difesa.